Nasce a Pescara la prima ecospiaggia con giardino dunale. Il progetto sarà realizzato con la donazione di 90.000 euro da parte di Fater S.p.A. e con il cofinanziamento dell'amministrazione comunale. L'obiettivo di progetto è quello di avviare e ottenere un processo di innovazione ai fini del miglioramento della sostenibilità ambientale, l'accessibilità e l'inclusione della spiaggia, aumentando di conseguenza la qualità del servizio offerto, tenendo sempre presente la sicurezza dei turisti e dei cittadini, compatibilmente con la legislazione e gli strumenti urbanistici vigenti. Questo progetto ha a che fare con due cose che per noi sono molto importanti: l'inclusione e il rispetto dell'ambiente. E quindi speriamo di creare luoghi, una spiaggia che sia più accogliente per le bambini e per le famiglie con bambini, ma anche per le persone diversamente abili, che si potranno avvicinare alla battigia con più semplicità. Al progetto partecipa anche Legambiente Abruzzo con il progetto Beach Litter 2021 per la rimozione dei rifiuti dalle nostre spiagge. E proprio per questo motivo approfittiamo della giornata di oggi per lanciare il nostro rapporto Beach Litter per dire che c'è ancora tanto da fare. Purtroppo l'elemento plastica è l'elemento predominante, però io penso che attraverso questa ottima iniziativa lanciata dal Comune di Pescara con Fatere e con il contributo che noi daremo sull'educazione ambientale, quel tratto di spiaggia diventerà anche un presidio da questo punto di vista per migliorare l'attenzione alla tutela delle nostre spiagge.